Benvenuti al TG della Nuova Calabria. In questa edizione parleremo dell'inchiesta che ha scombussolato l'istituto penitenziario di Catanzaro nel quartiere Siano, un'inchiesta che ha coinvolto anche molti agenti e anche l'ex direttrice. Poi ci occuperemo dell'aumento delle tariffe per i servizi cimiteriali a Catanzaro. Abbiamo fatto un'intervista al sindaco Fiorita che ha spiegato le motivazioni, però partiamo ovviamente dall'evento della giornata in Calabria, cioè la firma a Gioia Tauro dell'accordo del Fondo di Sviluppo e Coesione alla presenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Presidente della Giunta regionale Roberto Occhiuto, un accordo che vale 2,5 miliardi di euro per investimenti che poi complessivamente arriveranno a 3 miliardi. Sentiamo. Presidente Meloni, ben tornata in Calabria e benvenuta nel porto di Gioia Tauro. Ho chiesto che la firma di questo importante accordo di coesione potesse essere raccolta qui, all'interno del porto di Gioia Tauro, perché ho ritenuto fosse simbolicamente importante che la Calabria si presentasse di fronte al governo nazionale, di fronte al Presidente del Consiglio, al Ministro Fitto, agli altri rappresentanti del governo presenti, in un posto che è simbolicamente rilevante perché è il luogo dove la Calabria può rappresentarsi come una regione che ha un primato nazionale, perché il porto di Gioia Tauro, caro Presidente, è il primo porto d'Italia, è un porto tra i più importanti del Mediterraneo. È un porto che ha una enorme area retroportuale, una delle più vaste d'Europa, che potrebbe attrarre investimenti importanti e fare di questa regione un hub del paese verso il Mediterraneo, fare di questa regione l'hub del paese nel contesto del piano Mattei nel Mediterraneo. Mi piaceva l'idea di rappresentare al governo nazionale una Calabria che non si limita a rivendicare attenzione, una Calabria che è cosciente di essere una regione complicata, con tanti problemi, ma di essere una regione che per fortuna ha più risorse che problemi, ha più risorse che in passato non ha saputo sviluppare per creare condizioni di benessere per i propri cittadini. Ma è una regione di straordinaria bellezza, una regione che ha un mare incredibile, una regione tra le più montuose, con boschi bellissimi, con borghi tra i più belli d'Italia. È la regione della Magna Grecia, dove la cultura e la storia sono immerse nel mare. Ed è una regione che ha un hub logistico che è il più importante del paese, il porto di Gioia Tauro. Noi ti chiediamo di dare la giusta attenzione a questa regione che in passato non ha mai avuto grande attenzione da parte dei governi nazionali. È una regione straordinaria con giovani straordinari. Impegnarsi per lo sviluppo di una regione come la Calabria, che è stata descritta sempre come una regione impossibile a svilupparsi, è molto più sfidante. È un'opera che può appartenere solo a persone forti, determinate, ambiziose come te. Questo è il messaggio quindi del presidente della Calabria Roberto Occhiuto, che ha illustrato quindi l'immagine della nostra regione, al presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. Sentiamo cosa ha detto. Ringrazio il Presidente Occhiuto, ringrazio il Ministro Fitto, ringrazio i parlamentari, i sindaci, tutte le autorità presenti per questa bella mattinata sulla quale abbiamo molto lavorato e voglio dire al Presidente Occhiuto che ho condiviso ogni parola del suo intervento, fondamentalmente perché ne condivido lo spirito. Il decreto Sud riorganizza i fondi di coesione, istituisce questi accordi di coesione che hanno alcune, diciamo così, particolarità. La prima di queste particolarità è che i progetti che vengono finanziati con gli accordi di coesione sono proposti dalla regione e condivisi dal governo nazionale. Questo è quello che ha fatto un po' arrabbiare qualcuno.
ma non perché noi si voglia chiaramente limitare, diciamo così, l'autonomia del singolo territorio, ma perché queste risorse vanno inserite nel complesso di una strategia. Per troppo tempo noi ci siamo mossi come fossimo delle monadi, siamo mossi come se ciascuno di noi fosse un territorio a parte, ma se non mettiamo in rete il lavoro che una regione fa con l'altra, noi non ricostruiremo mai la strategia della quale la nazione nel suo complesso ha bisogno. E quindi abbiamo chiesto di inserire anche questi progetti in una strategia generale. Dopodiché ci siamo mossi anche per stabilire alcuni principi, e cioè che ad esempio per le opere che non vengono finanziate, che non vengono realizzate, si possono definanziare per mettere quelle risorse su opere che possono essere realizzate, e che quando ci sono delle lungaggini che non consentono, diciamo così, di spendere queste risorse nei tempi previsti, si possono attivare i poteri sostitutivi, cioè un meccanismo di responsabilizzazione per tutti noi, ma soprattutto un meccanismo che consente e garantisce che non si disperdano delle risorse che sono estremamente preziose. Noi con questo accordo, lo diceva il Presidente Occhiuto, mettiamo a disposizione di questo territorio 2 miliardi 863 milioni di euro, però se a queste risorse aggiungiamo quelle che sono state rese disponibili da altre fonti di finanziamento, che sono circa 257 milioni, arriviamo qui con un investimento complessivo di 3 miliardi di euro. Sono i 300 milioni di euro destinati per legge alla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, quello che molti insomma amano definire il ponte che non si farà mai. È impossibile fare il ponte sullo stretto di Messina. Io sono convinta che impossibile sia la parola che usano quelli che non hanno coraggio o che non hanno voglia di lavorare, perché per quelli che hanno coraggio e hanno voglia di lavorare le cose si fanno. Ovviamente le parole della Meloni hanno poi spaziato su varie tematiche, anche su lo stesso Gioia Tauro, anche per quanto riguarda l'autonomia differenziata. Per leggere tutte le posizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, consultate, ve lo ricordo sempre, il sito della Nuova Calabria. Adesso cambiamo argomento. Ieri c'è stata un'importante inchiesta che ha rivelato dei presunti reati realizzati all'interno del carcere di Catanzaro. Sentiamo i dettagli dell'operazione nel servizio di Filippo Coppoletta. Droga e telefonini che giravano indisturbati tra le celle dei detenuti nel carcere di Catanzaro, grazie anche alla collaborazione di agenti e funzionari penitenziari. Un giro gestito da due sodalizi criminali sgominati dai carabinieri e dal nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria, coordinati dalla DDA di Catanzaro. E questa l'inchiesta che ha coinvolto in totale 38 indagati, di questi 16 finiti in carcere, 10 ai domiciliari, 5 con l'obbligo di presentazione e 7 con la sospensione dall'esercizio delle funzioni. Un quadro inquietante lo ha definito il procuratore vicario del capoluogo Vincenzo Capomolla, illustrando una complessa attività di indagine portata avanti anche e soprattutto grazie a quella parte del sistema penitenziario che ha dimostrato di avere al suo interno strumenti per assicurare il rispetto delle regole e della funzione istituzionale a sostegno dei detenuti. Tra gli indagati finisce in carcere anche l'ex direttore della struttura Angela Paravati, che ha guidato la casa circondariale Eucaridi di Catanzaro per ben 12 anni, dal 2010 al 2022. Accuse pesanti quelle riportate negli atti dell'indagine. Alla Paravati vengono contestate condotte omissive e commissive e una piena consapevolezza dell'operatività all'interno del carcere di un vero e proprio sistema gestito da detenuti, poliziotti e soggetti operanti all'esterno, aventi ad oggetto lo spaccio di droga e l'introduzione di cellulari occultati all'interno di pacchi per i detenuti o introdotti da agenti infedeli. Ma non solo, all'ex direttrice viene anche recriminato l'aver favorito nel marzo del 2022, in concorso con altri due indagati, l'evasione di un detenuto. Tutte azioni, secondo gli inquirenti, finalizzate ad acquisire la benevolenza dei detenuti per evitare difficoltà di gestione dell'istituto e pregiudizi di carriera. E rieccoci, adesso parliamo dei servizi cimiteriali a Catanzaro. Da ieri, 15 febbraio, sono scattati gli aumenti delle tariffe per i loculi e l'illuminazione votiva. Una scelta, gli aumenti arrivano ad una media di circa il 32%, una scelta che ovviamente ha scontentato buona parte dei cittadini. Ha preso questa decisione la giunta comunale di Catanzaro, e in rappresentanza il sindaco ne ha spiegato i motivi.
L'altra notizia della settimana è stata la decisione della Giunta di aumentare le tariffe per i servizi cimiteriali. Quando si aumentano le tariffe o le tasse, i cittadini non sono mai contenti, come ovvio che sia. Quali sono state le ragioni che hanno indotto la Giunta a assumere questa decisione? Ma nessuno è mai contento quando si aumentano le tasse. Non sono contenti i cittadini, ma non sono contenti nemmeno gli amministratori. Intanto dobbiamo dire che si tratta semplicemente di un adeguamento di alcuni canoni che erano fermi dal 2008 e che quindi sono stati adeguati secondo quello che è stato poi l'evoluzione dell'inflazione. Un adeguamento ahimè necessario, perché come ho già avuto modo di dire, la situazione che noi abbiamo trovato e che oggi ci dobbiamo in qualche modo gestire dal punto di vista finanziario non è affatto una situazione rosea. Abbiamo trovato 64 milioni di disavanzo, abbiamo l'obbligo di restituire circa 5 milioni all'anno, quest'anno purtroppo scatta l'obbligo di restituire un altro milione e mezzo legato a quelli che vengono chiamati come FAL, cioè il Fondo Anticipazione Liquidità, che negli anni precedenti era stato, diciamo così, sospeso per via del Covid, o meglio coperto dal governo, e che quest'anno purtroppo il governo ha deciso di coprire soltanto per gli enti in predissesto. Noi non siamo in predissesto, non ci vogliamo andare, perché le conseguenze per le città sarebbero davvero disastrose, e proprio per far questo dobbiamo trovare un milione e mezzo da mettere sul bilancio. È chiaro che questa emergenza ci costringe a restringere anche le spese, ci costringe a non poter aumentare le risorse che noi destiniamo alla manutenzione del nostro territorio, alla cura del verde, risorse che restano inalterate purtroppo negli anni e di fatto quindi diventano più esigue. L'asfalto oggi costa circa il 20-25% in più, quindi è chiaro che quello che consentiva determinati lavori 4-5 anni fa oggi non lo consente più. Pensate soltanto, io dico questo ai cittadini, pensate soltanto se noi non avessimo questi 5 milioni che dobbiamo togliere dalla spesa corrente per far fronte agli debiti precedenti, a quanti interventi potremmo fare sulle buche, sul verde, sulla pulizia, sul decoro urbano. E purtroppo dobbiamo far fronte con questa situazione. È l'unica strada, intanto, è eliminare qualche piccolo privilegio, come faremo sui passi carrabili, dove eliminiamo una serie di esenzioni, e adeguare le tariffe a quella che è stata l'evoluzione della vita in questi anni. Non ci saranno altri aumenti. Ieri è stato approvato anche il nuovo regolamento sul CUP, c'è questo adeguamento delle tariffe cimiteriali, e poi vedremo se riusciremo con queste misure a far fronte alle necessità di bilancio. Grazie. Queste le parole del sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, e questa era l'ultima notizia di oggi. Io vi do appuntamento alla prossima edizione del TG della Nuova Calabria.